Oh, Josh, sentito la grande notizia? No, sto giocando a Blue's Clues per scoprire... Ehi, aspetta, come sai della novità? Non sono solo un cassettino, io so molte cose! Wow, ok. Grazie. Ragazzi, sapete, ho davvero bisogno del vostro aiuto per scoprire qual è la notizia di Blue. Mi aiuterete? Sul serio? Oh, che bello! Per giocare a Blue's Clues dobbiamo trovare una... Un'impronta! Esatto, un'impronta di Blue, perché quello è il primo... Indizio! Sì, un indizio, e lo annotiamo nel nostro... Blocco degli appunti! Segna lì nel blocco, sono gli indizi di Blue! Dobbiamo cercare un'altra impronta, che è il secondo indizio. Segnalo nel blocco, sono gli indizi di Blue! Cerchiamo l'ultima impronta, quello è il terzo indizio. Segnalo nel blocco, sono gli indizi di Blue! Sapete cosa fare? Mettiti sulla poltrona e pensa bene, perché usando la testa con un passo alla volta noi possiamo fare tutto quello che vuoi tu! Josh! Oh, sentito? Sembrava il nostro amico Tic Tac! Andiamo! Ehi, Tic Tac! Eccoti qua! Ho un piccolo regalo per te! Oh! Ma che gran bel biglietto! Che cosa dice? Te lo leggo! Il nostro primo indizio è nella stanza in cui di cucchiai ne trovi in abbondanza! Oh! Allora questo è un indovinello che riguarda il primo indizio di Blue, ma è veramente grandioso! Ok, mi pare che ci siamo. Il nostro primo indizio è nella stanza in cui si trovano cucchiai in abbondanza. In quale stanza possiamo trovare i cucchiai? La cucina! Oh, è la cucina! Andiamo, dai! Cerchiamo i cucchiai. Ok, sono in cucina. Dove sono i cucchiai? Ha! Timo? No. Saltia? Avete visto i cucchiai? Oh, salve, signor Sale. Stiamo cercando i cucchiai. Timo? No. Salvia? Un indizio! Li hai trovati? Oh, avete detto un indizio! Oh no, quello è il signor Sale! Ehi, pensano che lei sia un indizio! Un indizio! Invece lei è davvero un indizio, signor Sale! Parbleu! Cosa? Io un indizio? Ulala! Ehi, dobbiamo annotare questo indizio, signor Sale, nel nostro indovina indovinello... Blocco degli appunti! Ok, signor Sale, facciamo una linea curva per la parte superiore, qualche puntino, una linea che va giù e poi di nuovo su per fare il corpo, facciamo le braccia e la faccia, ed ecco qui, ora abbiamo disegnato il signor Sale. Perciò il nostro primo indizio è il signor Sale. Cosa vorrà dirci Blue riguardo al signor Sale? Quale notizia potrebbe volerci dare? Beh, sapete, io credo che ci servano ancora altri indizi. Josh, ho un piccolo regalo per te! Oh! Grazie, signor Sale! È un disegno di secchiello e paletta! Oh! Secondo voi che vuole dirci? Secondo voi questo biglietto ci dice di cercare secchiello e paletta? Io dico che è così. Andiamo! Ciao Josh! Ciao Blue! Noi facciamo una caccia al tesoro! Fate una caccia al tesoro? Ma questa è una cosa meravigliosa! Oh, in questo caso tiro fuori il cappello da caccia al tesoro. Pronto! La mappa del tesoro! Questa mappa del tesoro ci indica due lettere. E poi una scatola. Cosa vorrà dirci questa mappa? Beh, le lettere arrivano con la posta.
Ci sono le lettere più una scatola che assomiglia a una cassetta. Cosa vorrà dire? Cassetta della posta! La cassetta della posta!